Mercoledì 10 maggio 2017, dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, versetti 44-50. In quel tempo Gesù esclamò: «Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il Suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». Cari amici, il Vangelo di oggi è breve, ma di forte impatto sulla nostra vita spirituale. Intanto domandiamoci una cosa: vivo nella luce o cammino nelle tenebre? Per saperlo basta farci una semplice domanda: la mia guida è Gesù e il suo Vangelo, o sono imbevuto di tutte le teorie moderne che snobbano tutto ciò che sa di religione cristiana? In vista della cresima qualche ragazzo si defila. Perché non vieni? Risposta: adesso vado alle superiori e ho scoperto la scienza. Ho capito che la religione non serve. Caro ragazzo, se sapessi in quale buca stai cadendo. Gesù in Luca, capitolo 6, versetto 39, chiede: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in una buca? Chiaramente la risposta è no. Un cieco non può guidare un altro cieco. Eppure ci lasciamo guidare inconsciamente da gente senza morale e senza Dio e allegramente andiamo incontro al fallimento più totale. Il Signore è venuto come luce perché chiunque crede in Lui non rimanga nelle tenebre. È così bello lasciarsi illuminare dalla parola. Può darsi che la parola provochi disagio, che metta in luce dentro di noi qualche incoerenza o, peggio ancora, qualche grave peccato. Ma Gesù è lì, pieno d'amore, per accoglierci con le sue braccia spalancate sulla croce. Ha già pagato per intero tutto il nostro debito. Le sue parole sono di grande fiducia e incoraggiamento. Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. C'è chi non arriva mai a capire il bisogno di salvezza che reclama la sua anima. Nessuno di noi può salvare se stesso, e senza la salvezza operata da Cristo sulla croce, l'anima muore nel peccato. La psicologia e la psicanalisi possono aiutare a comprendere se stessi, ma non potranno mai sostituire la grazia del sacramento della confessione. Dio non è un consulente, è colui che rigenera il nostro spirito come fonte che zampilla per la vita eterna. E ve lo dico con le parole dell'Apocalisse, capitolo 25, versetti da 3 a 6. Udii allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo. Ed egli sarà il Dio con loro, l'Emmanuele, il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. Ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita.
invoco su ciascuno di voi la benedizione del Signore.